Caso Covid all'interno del Barano Calcio, lo ha annunciato la società baranese attraverso un comunicato. Proviamo a fare un po' di chiarezza in più con il presidente del Barano, Massimo Buono, che ringraziamo per questo collegamento. Presidente, innanzitutto non sembra essere una situazione particolarmente spaventosa per il Barano. No, buongiorno a tutti. Noi pensiamo che non sia particolarmente preoccupante, però allo stesso tempo non possiamo tenere la guardia abbassata, perché comunque il ragazzo è stato a contatto con noi martedì e mercoledì, poi da mercoledì non l'abbiamo visto più, e ieri mattina, appena ci ha comunicato la sua positività per un contatto familiare che lui ha avuto, dice giovedì, ci siamo attivati per seguire il protocollo. Oggi i ragazzi, tutto il corpo squadra, compreso i dirigenti e personale del campo, effettueremo degli screen veloci, dei test rapidi, per poi capire dopo questi test qual è la prassi da seguire. Siamo in contatto con l'ASL e per il momento ci hanno detto che la prassi da seguire è questa, e noi seguiamo questa prassi. Ovviamente immagino che il comunicato sia arrivato anche all'Ischia Calcio, da quelle parti secondo lei, Presidente, hanno come dire, un po' di apprensione o sono decisamente più tranquilli rispetto a voi? Questo non te lo posso dire io. Noi ci siamo sentiti in dovere di comunicare comunque la positività di un ragazzo che è stato a contatto con i nostri ragazzi, e abbiamo tesserato venerdì sera, quindi a tutti gli effetti è un nostro tesserato. Ci siamo sentiti in dovere di avvisare subito i dirigenti dell'Ischia, l'abbiamo fatto ieri sera prima del comunicato. C'è da dire che comunque avevamo un altro tesserato che ieri aveva la febbre, e fortunatamente dal primo ci siamo subito attivati per farglielo subito ieri sera un test rapido ed è risultato negativo, nella speranza che anche questi altri test che effettueremo in giornata risulteranno uguali. Però purtroppo questa fase del Covid porta a molti positivi asintomatici, e quindi non escludo che all'interno del gruppo, facendo comunque più di una quarantina di test, possa uscire qualche altro caso di positività. Purtroppo è così, ci dobbiamo convivere con questo maledetto virus. Va bene, Presidente, io la ringrazio, poi per un altro approfondimento ovviamente noi l'aspettiamo nella puntata di questa sera di A Bordo Campo. In apertura ci occuperemo di Barano e ovviamente lo faremo insieme a lei. Ma volentieri, sperando di darvi più notizie possibili positive.